Ho al mio fianco l'avvocato Rossana Paladino, che è responsabile dello sportello bancario e del sovraindebitamento appunto per l'ADOC di Brindisi. Avvocato, presentiamo proprio nel dettaglio, diciamo, le attività precipue, specifiche di questo sportello. Sì, lo sportello bancario è nato nel 2018, è stata una volontà precisa di connotarlo come bancario e sovraindebitamento, è stata una volontà del presidente provinciale Giuseppe Zippo, che ha ritenuto che si dovesse fornire sul territorio un presidio ai cittadini proprio con riferimento a tutto il contenzioso relativo alle banche e alle finanziarie, ma soprattutto alla innovativa legge 3/2012, cosiddetta salva suicidi, che in realtà, pur essendo in vigore dal 2012, ha un'applicazione molto ridotta. Ne abbiamo sentito più parlare adesso nel post pandemia, perché si è reso più urgente affrontare determinate questioni. Quindi abbiamo voluto creare questo sportello che si occupa appunto di contenzioso bancario, che va dalla richiesta di estratti conto al fine della verifica degli tassi applicati, dell'eventuale anatocismo, delle problematiche di usura, fino all'assistenza in tema di procedure esecutive, ad esempio, o contenziosi di altro genere. L'attività però pregnante, quella che stiamo cercando di portare avanti in maniera più significativa, è proprio quella legata alle procedure di sovraindebitamento. Sostanzialmente è una possibilità per consumatori, imprese e piccoli imprenditori non soggetti alla legge fallimentare di arrivare ad una negoziazione dei propri crediti, debiti con i propri creditori in una maniera tale da non essere espulsi dal sistema economico-finanziario, ma poter rinegoziare le proprie posizioni debitorie e quindi rientrare in un circolo di economia legale senza essere gravati da situazioni debitorie economiche che oramai sono andate in default e che quindi non sarebbe oggettivamente più possibile rimettere in pista. Questo è l'obiettivo fondamentale di questa legge e questo è quello su cui noi stiamo lavorando negli ultimi tempi, perché i fenomeni di mafia, di usura, di consegna di attività imprenditoriali alla criminalità organizzata ormai è diventato devastante e quindi questo ci sembra, ricondurre nella legalità questi fenomeni di sovraindebitamento, ci sembra una possibilità per far fronte a questo tipo di situazioni.